la strada è corretta ed è probabilmente l'unica che dobbiamo percorrere per limitare comunque questo fenomeno che in effetti colpisce purtroppo le fasce più deboli e che la nostra regione si è eccessivamente sviluppato un po' in tutte le cittadine. Anche io ne sono testimone, nel Savonese ci sono delle sale dove purtroppo, proprio a Tigue, alle sale dove ci sono gli adulti, ci sono le sale dove ci sono sostanzialmente a disposizione dei bambini, di fatto queste macchinette che educano purtroppo al gioco d'azzardo. Quindi confermiamo sostanzialmente il voto favorevole e speriamo che poi in effetti, come chiedeva il collega Battistini, si possa circoscrivere meglio l'ambito di intervento, ovvero queste misure, le misure protettive, ma se non altro per capire se stiamo andando nella direzione giusta o se ci sono aree che possiamo esplorare sulle quali intervenire. Grazie.